Ciao bellezze, allora video super rapido perché mi sono arrivati questi tre pacchettini. Allora, ne apri insieme perché non ricordo assolutamente cosa ho ordinato. Scusate qua lo smalto, ma sinceramente ho avuto un piccolo problema con il cane e ho mangiato io la ricostruzione. So che non si fa, me la sono mangiata, ho staccato a morsi la ricostruzione, la dovevo rifare, quindi male che vada faccio un video direttamente e via. Come vedete non è che si è staccata perché era mal attaccata, ma con i denti l'ho proprio tolta. So che non si fa, però magari faccio un video su come la faccio e via. Allora iniziamo, non c'è scritto nemmeno cosa è, quindi andiamo ad aprirlo velocemente. Non so quando caricherò questo video, spero presto, anche se ne ho tanti da caricare. Adesso mi uccidevo un secondo. Non riesco ad aprirlo, c'è il tosto. Devo anche caricare il video della nuova postazione creativa, mani, unghie, presto presto. Ah, tanti video da fare, fortunatamente. Cos'è qua? Qua è carta bolle. E qui abbiamo, secondo me, è AliExpress. Sì. Vi lascio tutti i link, ovviamente, di questi prodotti nell'info box appena li ritrovo. Ed è uno Sticky e Big Memo. Ah, carini. C'è anche l'assistente qua. Che sfascio! Questi sono carini! No, ma che sfizio! No, ma sono troppo bellini! E sono questi piccoli adesivi qui. E questo mamma con mamma panda con piccolino. Molto molto carini. Non so dire prezzi appunto perché, come vi ho detto, non ricordavo nemmeno da quale sito io l'avessi ricevuti. Oh mamma, un bel po' di tempo fa li ho ordinati. Sì, sono troppo. Ah, pensavo fossero. Sono dei mi piace e non mi piace. Metti a fuoco, cacchiarolina di merda. Metti a fuoco. Mi piace e non mi piace. Best e boo. Così? È così, sì. Ok, sì. C'è anche scritto best e boo. Vedete che c'è scritto? Mi sembra. Ecco qui, best e boo. Fatti a post-it. Dalla foto che mi ricordo sembravano fatti in plastica, cioè acetati. Invece no, sono veri veri stickers, cioè si può scrivere sopra. L'ultimo pacchettino, video velocissimo questo di oggi. Oh my god, stickers, stica. Sono questi stickers muy muy carini, sono lucidi, sì, abbastanza. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vi lascio sempre nell'info box tutti i link o cerco di lasciarveli per quanto che è possibile perché gli ordini li faccio tramite cellular. Allora, abbiamo questi qui con la bambina. Molto 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 carini. Questi altri qui sempre con la bambina e queste frasi che non capisco perché non studio giapponese. Quest'altri sempre con la bimba. Molto molto carini. Questi sempre con la bimba. Sono tutti con la bimba. Si differenzia secondo me il colore di base perché poi vedi.
C'è il giallo qua. Questo con l'azzurro già iniziamo a essere tipo da famiglia, perché appunto abbiamo la macchina col papà, abbiamo lei sul divano col papà, foto, perché non vedo niente io. Ok, foto di famiglia, tre compleanni, giusto giusto tre ragazzi, mi raccomando, se avete qualche amico questi stickers non vanno bene, vedete? Sono molto carini, sì, anche questi animaletti piccolini, come questo qui, bianco qui, sono appunto degli stickers. Ultimo, ma non per importanza, è questi stickers qui di sopra, che li trovo abbastanza buoni in quanto sono molto molto vari e abbiamo dei disegnini semplici ma particolari. La bilancia è fantastica, vedete ragazzi, è uno spettacolo. E abbiamo delle scritte qui sotto di cui non conosco, anzi se chi studia giapponese, cinese può scrivermele, ringrazio. Perché io non le capisco proprio, cioè, pure se voglio arrivare a capire, ma non lo so. E c'è anche il costumino che non ho visto. Comunque, sono molto molto carini. Allora, questi sono i miei stati, i miei acquisti da AliExpress. Come vi ripeto, non mi aspettavo che arrivassero perché era passato davvero tanto tempo, circa 2 mesi all'incirca. Non ho avuto comunque problemi. Il pacco, i pacchetti sono arrivati lo stesso giorno tutti quanti insieme e nulla, io non vedo l'ora di utilizzarli. I prezzi di AliExpress comunque sono abbastanza convenienti e questo è risaputo. Quindi alla prossima, un bacione, ciao!